Fabrizio Forconi, MMAmania.it, siamo qui a Impro FC 2 a Roma, sono il vincitore del secondo incontro tra professionista e Daniele Scadizzi. Daniele Scadizzi, un'altra vittoria questa volta portata in maniera duratura per tutti e tre i round. Spiegaci un attimo come hai capitalizzato questa vittoria, Impera. Allora, ho iniziato il match, volevo studiare un attimo le mosse dell'avversario, sapevo che veniva dal Sandai e quindi che comunque in piedi ci sapeva fare. Sapevo anche che se sapeva gestire bene nel BJJ, quindi diciamo che il primo round è stato per vedere un attimo come si comportava. Appena ho visto che potevo entrare, sono entrato, ho cercato delle proiezioni, ho provato anche una finalizzazione, però devo dire che era bravo a terra, si sapeva difendere bene, infatti ho deciso di continuare tutti e tre i round a terra con il grand impound, anche se ha provato spesso a infilarmi un triangolo, armbar, però diciamo che riuscivo a intuirlo un po' prima e a difendermi per poi rigiocarmela col grand impound. Cioè, ho provato a finirlo prima, ha resistito, bravo. Hai vinto per decisione unanime, 30-27, 30-27, 30-26. Il tuo gioco sembrava abbastanza chiaro, ovvero lui ha lottato tutto il tempo e direi anche ottimamente schiena a terra cercando di finalizzarti e tu hai proseguito la tua azione di ground and pound dalla mezza e dalla guardia. Hai studiato in particolare questo modo di attaccare, quindi le tue energie sono state costanti per tre round. Sì, già dal primo round avevo deciso di giostrarmela a terra e quindi con il grand impound. Ho visto l'incontro precedente di Enrico, ho visto che è stato un match solo in piedi quello scorso suo, ho visto che comunque in piedi se la sapeva giocare, anche a terra, però diciamo a terra è l'ambiente un po' che preferisco e niente, volevo fermare l'incontro per grand impound, ha resistito, alla fine ho vinto. Direi che ottima vittoria per te, ma sicuramente gli onori anche del combattimento vanno a lui che ha saputo resistere a qualsiasi cosa gli hai tirato e ha fatto un ottimo lavoro a terra. Vuoi dire qualcosa a lui o magari in previsioni di altri match a qualcun altro? Beh, a lui innanzitutto dico complimenti, grande match, soprattutto se è venuto fuori un grande match non è solo merito mio. È anche merito suo perché si è saputo difendere, ha contrattaccato, cioè non è stato passivo. Infatti il match ha continuato fino alla fine. Ai prossimi avversari, chi sarà, posso dire auguri. Hai più o meno qualcuno in mente? No, guarda, no, non c'è idea. Io innanzitutto devo dire che questo Impero è veramente bellissimo, penso anzi il migliore che c'è in giro e sicuramente chiederò di partecipare al prossimo. Se forse c'è un'idea anche per il Legios, che è stato un gran bel evento anche quello. E niente, chi mi propongono io accetto. Quindi ormai hai deciso che la tua carriera da MMA Pro è decisamente in ascesa. Chiunque, qualunque evento volesse contattarli può farlo tranquillamente. Certo, io più match faccio più sono contento. È una passione, voglio portarla avanti fino alla fine. E poi magari si può trasformare in un lavoro. Diciamo che quello che voglio è che qualcuno di competenza mi vede, mi ritiene all'altezza, magari per andare a combattere all'estero, perché io te lo auguro con tutto il cuore perché le qualità ce l'hai, l'hai dimostrato anche stasera. Magari come dicevi te, magari ci vedremo anche a Impro FC 3, per il momento ti ringrazio e chi vuoi ringraziare che ti ha aiutato a costruire questo incontro e chi ti è stato vicino in questo periodo di preparazione? Innanzitutto ringrazio tutti i ragazzi della mia palestra, il mio insegnante Elio, Marco, Cristina e tutti che comunque devo dire che in palestra mia siamo una grande famiglia e quando uno di noi deve combattere, come a me è sempre successo, siamo tutti a disposizione, vengono la mattina e tutto quanto. E per questo match ci sono dei ringraziamenti speciali a delle persone che hanno creduto, hanno visto che questo sport è uno sport che sta crescendo e che sono gli sponsor miei, ovvero GBU SRL Civitavecchia, Six Beach House e Bruno Bruni Professional Sound. Devo dire che li ringrazio molto perché
diciamo, grazie anche al loro aiuto, pure economico, e ho potuto recuperare, diciamo, anche un compenso morale mio a tutto l'impegno che ci ho messo, le mattine che ho perso, i giorni che ho preso dal lavoro per allenarmi ultimamente. Quindi grazie a loro sono riuscito ad andare avanti, grazie a me, e soprattutto che non hanno detto che è l'MMA. Gli ho fatto vedere che cos'è e sono contento e li ringrazio tanto. Fantastico, speriamo anche per tutti gli atleti di crescere in questo senso. Ancora complimenti Daniele, alla prossima. Grazie a te.